Oggi nuovo video sulle mie ossessioni. Ho visto questo video in giro, pensavo vi potesse interessare, appunto oggi ve lo propongo. Io direi che possiamo cominciare subito perché le mie ossessioni sono, diciamo, abbastanza, non me le sono preparate, quindi random. La mia prima ossessione sono le Vans, perché io praticamente le amo, sia la forma delle scarpe, sia le fantasie che propongono ogni anno e... cioè, diciamo che le prendo spesso in estate, ma ultimamente le sto prendendo anche in inverno. Però i modelli quelli più estivi fanno fantasie molto più carine, molto più belle. E tipo, come vi ho già detto in qualche scorso video, una ragazza, io ero andata praticamente nel negozio per comprarle, e la ragazza mi ha tipo fatto provare anche altre scarpe che non erano Vans, però io niente, volevo quelle, ero fissata, volevo le Vans. Un'altra mia ossessione, penso come quella, cioè penso che comunque sia di tutti, è il telefono, perché mi sono fissata specialmente a vedere video su YouTube e a giocare, volevo dire slider, appunto io allora ho detto giocare. E quindi a giocare a slider.io, perché è davvero un gioco troppo figo, e poi in generale a chattare con i miei amici e così. Un'altra mia ossessione, comunque adesso si sta un pochino, diciamo, attenuando, è quella per gli smalti, perché diciamo che mi è passata un po' questa passione, ma non proprio passata. Nelle occasioni speciali comunque mi piace fare nail art più elaborate, più belle, però diciamo... Anche se ho un pomeriggio intero e mi metto lo smalto solo normalmente, non faccio più nail art elaborate, appunto a meno che non sia un'occasione speciale e quindi voglio comunque una bella nail art. Un'altra mia ossessione sono i capelli, ma questa è un'ossessione, cioè, grandissima, perché a me piace troppo curare i miei capelli, io li curo tutto quello che posso fare appunto per curarli, è un po' da tanto che non li taglio, però appunto non ne sento il bisogno perché non, cioè, ora li voglio far crescere, non sono rovinati, non sono bruciati, anche se io avevo fatto le sciatusce e tutti dicevano si sarebbero bruciati, così non è vero, perché, cioè, i miei capelli sono morbidissimi, specialmente quando li piastro, appunto li ho piastrati, ma dopo un giorno mi si rifanno ricci praticamente, cioè praticamente io me li piastro la sera perché preferisco lavare i capelli la sera e me li piastro, la mattina ho i boccoli e me li devo ripiastrare, li ho ripiastrati stamattina e sono così. Però appunto, poi non riesco a stare con i capelli dietro così, ma me li devo sempre mettere così e devono essere tipo perfetti, devo avere due ciocche davanti divise da quelli dietro, se no non riesco a sopravvivere, cioè non mi sento... Boh, non lo so, devo avere i capelli qua e odio quando qualcuno mi tocca i capelli o me li manda indietro oppure me li tocca, e se mi toccano le punte mi fanno venire i brividi. Un'altra mia ossessione è appunto YouTube, fare video su YouTube, perché non riesco a sopravvivere senza fare un video ogni un po' di tempo. Infatti tipo quando ho, che ne so, 4 video pronti e quindi sto bene per magari 2 settimane, non riesco però a stare 2 settimane senza fare il video, e quindi anche se li ho pronti io devo fare il video, devo... Anche se ho un pomeriggio pieno di compiti, devo trovare 10 minuti, una pausa fra i compiti, fra tipo 2 materie, devo fare per forza il video, perché, cioè, non lo so, non riesco più a smettere di, tipo, non posso stare un mese senza fare un video, neanche una settimana, lo devo fare per forza. Un'altra ossessione è la musica, vabbè, come tutti, quando si è tristi, quando non c'è niente da fare, quando vogliamo un po' di compagnia, una canzone è quello che fa, cioè, è quello che ci serve, e cioè mi sono troppo fissata con poi alcune canzoni che vi avevo fatto comunque sentire tipo nel preferiti del mese di aprile, che tipo sono stata 3 anni, tipo 5 minuti di video solo per le canzoni, perché sono davvero tantissime, e io tipo in questo mese le sto, cioè da questo mese le sto utilizzando sempre, quando tipo mi metto a leggere accendo la musica al computer, quando tipo faccio le miniature per i video accendo la musica, quando decoro la camera accendo la musica, quando disegno accendo la musica, quando non ho niente da fare accendo la musica, e quindi, cioè, mi sono fissata, perché poi alcune canzoni sono proprio belle che tu ci vai in fissa e tipo non le riesci più a levare dalla mente, sei tipo tutto il giorno, anche se ascolti qualcun altro hai tipo quella canzone che ti risuona nella testa. Una mia ossessione in questo periodo sono Batman e Superman. Non so perché in questo periodo io mi sia fissata con questi due supereroi, non avendo visto neanche il film, quindi figuratevi.
mi sono, cioè, me lo sono scaricato appunto e ora credo di andarlo a vedere, cioè oggi, adesso, quando sto girando il video, non so quando andrà online. Mi voglio vedere su Batman, perché è quello con cui sono più in fissa, cioè mi piace di più, anche per quanto riguarda il simbolo di Batman, io lo amo. Infatti mi sono comprata la maglietta, anche se era da maschio, e poi mi sono fissata con tipo, devo avere il simbolo di Batman dappertutto, nella mia camera, sul diario, sui quaderni, dappertutto, sul telefono, ma anche Batman, ma anche Superman è comunque bello, anche se il film mi ispira di più Batman, però voglio vedere Batman verso Superman, perché mi dicono tutti, anche Roberta, che è bello. Un'altra ossessione è tipo collezionare le cose, tipo comprare cose che si dovrebbero utilizzare, ma io, Veronica, non le utilizzo perché non le voglio finire, perché so che poi nel negozio non ritroverò più quella cosa e quindi non voglio finirlo, voglio tenerlo. Per esempio, facciamo un esempio, i miei scotch. Come tipo, chi mi segue su Instagram lo saprà, metto le foto, tipo ho messo una foto con degli scotch che avevo comprato, no? E il mio profilo di Instagram è qui sotto nell'info box, andatelo a sbirciare. E tipo, ho comprato 10.000 scotch quando vado da Tiger, quando mi capita che vedo scotch che mi piacciono, li prendo, ma non li prendo per usarli, perché se li uso finiscono e quindi poi non li so che non li ritroverò più nel negozio, perché ogni volta cambiano, e quindi li tengo lì in una pochetta. Anzi, se volete vi faccio anche un video, magari quando raggiungo un po' più scotch, vi faccio il video su tutti i miei scotch, e quindi non li utilizzo, stanno lì magari quando li voglio utilizzare un pezzo così, perché se no finisce. Un'altra mia ossessione è il puff della camera. Qualche mese fa l'avevo comprato, avevo convinto i miei genitori, visto che comunque la mia camera è abbastanza grande, mi rimaneva un po' di spazio vuoto, e allora sono andata da un negozio, non mi ricordo neanche come si chiamava, tipo simile all'IKEA, e praticamente l'ho trovato del colore perfetto per la mia camera, ovvero questo verdino. Ora qui sotto non ve lo tiro sopra perché ci sono 50.000 cuscini sopra, perché i cuscini io non li tengo sul letto, li tengo sul puff. E però appunto ogni volta dopo pranzo, visto che io esco da scuola alle 1.20, pranzo si fanno tipo le 2, comincio i compiti alle 3 e quindi sto tipo un'ora seduta sul puff, più che seduta tipo accucciata, perché mi piace sprofondarci dentro e a guardare i video, e ci sono troppo fissata, non riesco a non sedermi anche la sera tipo per editare i video. Invece di accucciarmi sul letto preferisco molto di più sedermi sul puff. Un'altra mia ossessione in questo periodo sono il bianco e il nero. Li metto insieme perché vabbè, sono due colori, e mi ci sono fissata sia perché stanno bene insieme, sia perché anche il bianco sta bene da solo, anche il nero sta bene da solo. Mi ci sono fissata, mi piace vestirmi di bianco, mi piace di bianco non tanto, magari solo le maglie, e mi piace vestirmi tipo tutta di nero, le scarpe nere, i pantaloni neri, maglia nera, anche il grigio, però preferisco il bianco e il nero. Mi ci sono fissata tipo da qualche mese, i miei colori preferiti appunto sono questi. Anche sulle unghie mi piace di più come mi sta il nero o il bianco. Un'altra mia ossessione, vabbè, che è tipo come il telefono e l'iPod, quindi editare i video, perché mi piace editare i video e quindi appena ho tempo io li edito subito, e appunto registro con l'iPod, quindi ho tipo sempre l'iPod alla mano, lo porto in giro. Ovviamente io avevo comprato l'iPod per giocare, invece lo utilizzo come fotocamera, anche perché comunque la qualità dei video non è male, e come anche per editing, cioè va bene, anche ho un programma sul computer, però lo utilizzo solo per i video più, diciamo, complicati, e quindi l'iPod. L'ultima mia ossessione, perché non me ne viene in mente nessun'altra, sono i disegni, quelli, allora, sono gli outlines e il mandala. Ho già fatto un video su come disegnare un mandala e tutti i miei mandala, magari ve li lascio qui sopra nella i. E gli outlines sono quei disegni che tu ricavi praticamente disegnando solo i contorni di una foto, cioè i contorni, per esempio il contorno degli occhi, rifai proprio il disegno sulla foto. Io però non li faccio sul telefono, ma li faccio sulla carta, prendo le foto da internet e mi metto a rifarli, appunto li copio, e mi piacciono davvero tantissimo, infatti li ho attaccati tipo lì, la mia scrivania è tipo in un buco dell'armadio, li ho attaccati tipo tutti lì, no? Per fare tipo una forma così. Se volete poi vi faccio un tour della mia scrivania, la sto sistemando un pochino, è ancora un po' incasinata. E per quanto riguarda i mandala, appunto, sono attaccati tutti qui dietro, vi avevo fatto tipo un video tipo inizio dell'anno su come decorare su questo DIY, e quindi niente, mi sono fissata perché bianco e nero insieme, e my love, my only love.
ossessione, l'ultima, basta, adesso è l'ultima seriamente, è il pianoforte, perché come sapete, o non so se lo sapete, io suono il pianoforte da quando ero in prima media, quindi ora sono 4 anni. Dopo, quando sono uscita dalle medie, non ho continuato privatamente il pianoforte, perché per suonare il pianoforte non puoi avere le unghie lunghe, e la mia professoressa diceva neanche lo smalto, ma lo smalto non serve, non è che il colore sulle unghie cambia il suono dei tasti. Le unghie magari sì, perché schiacciando si sente il ticchettio, e quindi devo sempre tenere le unghie corte, ho smesso per questo. Però quando vado da mia nonna e lì c'è il pianoforte, continuo a suonarlo, infatti mi sto imparando una canzone al pianoforte da sola, e vi avevo già chiesto anche su Instagram se volevate la cover qui sul canale, ovviamente tra un po' di tempo, magari quest'estate mi ci metto, me la studio bene, mi sono fatta male intanto, e vi faccio un bel video sulla cover, mi avete già detto su Instagram che vi piacerebbe come idea, fatemelo sapere anche qui sotto, sotto nei commenti. Quindi niente, io credo che queste erano tutte le mie ossessioni, anche perché non me le ero preparate, quindi le ho tipo pescate random. Se ne ho dimenticata qualcuna, magari farò un video più in là. Quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace e commentate qui sotto con appunto se volete la cover, e fatemi sapere se questo video vi piace, voi che ossessioni avete, fatemelo sapere nei commenti, così mi tranquillizzo e scopro che non sono l'unica ad essere così strana. Quindi vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!